Questo è un video difficile da fare, ma non voglio tirarla per le lunghe, quindi ve lo dirò subito. Non so quanti video continuerò a fare su questo canale. Ora che ho fatto l'intro per aumentare la retention e per farvi vedere come funzionano questi tipi di video, però mi spiego meglio. Avrete notato che ci sono un po' di novità se mi seguite da un po', in particolare questo sfondo, e forse qui e là ho già accennato che comincerò a fare contenuti in inglese. Quindi, questo canale rimarrà in italiano. I tipi di contenuti penso rimarranno simili. Non so se riuscirò a mantenere la stessa quantità. Perché? Perché appunto ho deciso di provare, almeno per adesso, a creare contenuti in inglese. È qualcosa che porto nella mia testa avanti da tantissimo tempo. La visione attuale del canale in inglese esiste da qualche mese, ma ho deciso di buttarmi così, senza neanche in realtà troppi piani, settimana scorsa. Quindi ho deciso di sfruttare anche questo nuovo spazio che mi permetterà di registrare di più, registrare meglio, per provare ad aumentare il numero di contenuti e cominciare a portare contenuti in inglese. Questo perché e magari aprirà anche delle riflessioni interessanti sulla creazione di contenuti in italiano, quando farlo, quando no. In generale mi sono reso conto che soprattutto i video più che io ritengo più utili, quindi magari quelli diretti a founder di startup o impiegati che vogliono migliorare le proprie skill, sono molto apprezzati e ne sono veramente veramente felice, ma credo che possano avere un impatto ancora maggiore se fatti in altre lingue, ok? In particolare in inglese, che è la lingua più parlata, come sappiamo. Quindi idealmente vorrei cominciare a portare più o meno gli stessi contenuti in tutte e due le lingue. Nella pratica sarà difficile. Magari questo canale in inglese morirà domani e quindi questo video diventerà completamente inutile, ma nel caso in cui dovesse funzionare, ammetto che chiaramente avrebbe la priorità su quello in italiano. Quindi questo è un video un po' di brainstorming, anche per condividere con voi quello che sto pensando al momento e anche le ragioni dietro quello che faccio, la struttura di questi nuovi canali. Ce ne saranno due che se fa sembrare questa cosa ancora più pazza, ok? In passato ho già aperto canali che poi sono morti, quindi so che 90% questi canali non andranno da nessuna parte e non dovrei fare questo video, però mi fa piacere tenervi aggiornati. Il primo canale è Done Smarter, che è quello che probabilmente interesserà la maggior parte di voi. Done Smarter, in realtà all'inizio doveva essere Things Done Smarter, perché è TDS, come Tommaso Di Stefano, però Done Smarter è più catchy. Non è forse correttissimo a livello di inglese, però ha senso nel contesto. Cosa è quel canale? C'è un video che dovrebbe già essere uscito se state guardando questo, in cui spiego la mia filosofia. È un canale di produttività che però come missione ha quella di non diventare un canale di produttività che vi fa perdere tempo ripetendo le stesse cose o che cerca di intrattenervi. Ok? Per quello c'è già Ali Abdal, ce ne sono già 100.000 di canali che fanno un lavoro molto migliore del mio. Il mio obiettivo è quello di portare a volte contenuti sulla meta produttività, quindi come il video di presentazione in cui spiego la mia visione su quello che il canale vorrà essere ed il problema che molte persone hanno con questo binge watching di canali su come diventare più produttivi. Ma in particolare voglio portare delle cose più pratiche, ok? Quindi io lavoro per un'azienda di no code, utilizzo molti tool di automazione, sono tutti strumenti che la persona media può utilizzare, può imparare velocemente e che possono semplificare tantissimo la vita, possono velocizzare tanti processi, ma che a volte non vengono usati perché non si conoscono i tool, non si sa come usarli magari, non tutti arrivano alla stessa idea. Quindi il mio obiettivo è quello di consolidare queste informazioni, aiutare professionisti o persone anche magari che cercano di velocizzare cose nella loro vita privata, per il loro hobby. Quindi darvi ispirazione da quel punto di vista, un canale di produttività concreta, ok? Possiamo chiamarla così. Quindi effettivamente in realtà ho un po' una scaletta di quello che penso sia le domande sulla produttività. Uscirà un video anche su quello. Però intanto la cosa più importante è capire qual è la cosa più importante da fare. Quindi alcuni contenuti saranno su quello. Una volta che poi avrete la lista delle cose per voi importanti da fare, allora il canale cercherà di aiutarvi anche nel come farle in maniera più intelligente. È un po' questo quello che sarà Done Smarter. Spero che il video di presentazione faccia un lavoro migliore di quello che ho fatto adesso nell'esplicarne la filosofia. Spero che mi seguirete lì perché credo che sia un canale utile, ok?
penso di poter offrire valore da quel punto di vista, sono molto 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 curioso di vedere il vostro feedback. L'altro canale si chiamerà Rapido, sì, un nome italiano, però il canale sarà in inglese, e chi ha seguito le live di Building in Public già sa di cosa si tratta probabilmente. Rapido è il nome che ho scelto per questa idea, che mi era venuta, di un acceleratore di startup open source. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ho cominciato a raccogliere tante risorse che ritengo utili per founder, per impiegati di startup, e voglio mettere queste risorse a disposizione di tutti. Ok, quindi adesso è semplicemente un sito costruito in 2 ore in live, che è da un po' che non tocco in realtà, mea culpa. Questo canale secondo me è nato anche per essere una spinta a me per continuare a lavorare su questo progetto in cui credo. Ok, quindi per adesso sono risorse create da altri che io semplicemente cerco di mettere insieme per aiutarvi, ma l'obiettivo è quello di creare risorse nostre, ok? E dico nostre perché appunto c'è questa idea di open source che vorrei provare, continuare a portare avanti. Quindi mi sono reso conto che il mio network è molto più interessante in lingua inglese. Ho tanti professionisti che vorrei, che potrei portare per parlare della loro area, e penso che comincerà un podcast appunto di Rapido in cui parleremo con professionisti di vari settori per capire quali sono le informazioni essenziali da avere per diventare un founder efficace nel tema di loro specializzazione, ok? Quindi magari parlerò con un sales manager, e l'obiettivo della conversazione, io farò il ruolo del founder che ha bisogno di fare vendite ma che non lo sa fare. L'obiettivo della conversazione è quello di estrarre l'essenziale per potersi occupare di sales come founder che deve testare l'idea per la propria startup o che deve assumere qualcuno nel proprio team di sales. E questo concetto verrà ripetuto per tutte le aree che io ritengo importanti per una qualsiasi startup. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questo concept. Mi sembra molto utile, però magari mi sbaglio, magari c'è già qualcosa di simile. Sarebbe ottimo scoprire che qualcuno già lo fa, perché sarebbe un risparmio di lavoro incredibile. Non so poi quale sarà il futuro di questa idea, non so se cominceremo a fare investimenti, non so se voglio entrare in quell'ambito lì, però intanto voglio offrire risorse che aiutino startup. Questo è anche lo scopo di questo canale. Penso di poterlo fare meglio sotto il nome di questo acceleratore, perché mi permette di avere anche altri tipi di partnership, magari in futuro anche una riconoscibilità diversa, possiamo dirlo così, e credo di poterlo fare meglio in inglese. Quindi quei contenuti rimarranno in inglese, non saranno tradotti in italiano, almeno per adesso. Però mi farebbe piacere vedervi arrivare anche su quel canale lì, darmi feedback sulla propria utilità. Mi rendo conto che saranno canali che interesseranno a una percentuale della mia audience rispettivamente, spero percentuale a 2 cifre, ma probabilmente no. Altra novità che forse avrei dovuto mettere all'inizio, però ormai è andata così, la newsletter. Ho sempre pensato di voler lanciare una newsletter che parlasse dei temi che tratto sul canale, e ho un po' procrastinato su questa cosa, non so bene perché, ma visto che ormai sono qui e lo sto annunciando davanti alla telecamera, mi costringo a farlo dicendovi che ci sarà la newsletter, che trovate su diste.substack.com, mi sembra, esattamente diste.substack.com. Ci dovrebbero essere 2 versioni, una versione in inglese e una versione in italiano. Voi entrate, lasciate la vostra email se volete chiaramente, e poi qua ci sono varie sezioni, c'è l'home page e c'è diste.io in italiano. E cosa per adesso saranno principalmente i riassunti dei video, ok? Ringrazio Alessia che sta lavorando al riassumere i miei video, condensarli all'interno di newsletter e poi distribuirli a voi. Al momento non ho pensato a nessuna forma di monetizzazione della newsletter, ma penso sarebbe interessante trovare un modo di darvi valore aggiunto dietro pagamento, quindi ci penserò un attimo, magari nel momento in cui uscirà questo video ci sarà qualche piano premium, però ecco, diciamo la base vorrei lasciarla gratuita per tutti quanti. Se non vi va di vedervi video, avete la versione scritta, oppure se magari volete tornare su alcuni temi, magari a volte ci saranno degli approfondimenti, a volte ci saranno degli extra che usciranno solo per iscritto e non usciranno come video perché non sono abbastanza voluminosi da poter finire in un video YouTube. Però ecco, se volete iscrivervi mi fa piacere avervi anche lì. E niente, stanno succedendo un sacco di cose. So già che probabilmente
la maggior parte di queste cose andrà a morire, però diciamo che nella mia storia mi sono reso conto che molto spesso è bene semplicemente iniziare e buttarsi su queste attività e poi vedere cosa posso continuare a fare, cosa mi piace continuare a fare, cosa piace a voi, sperimentare. Magari si rivelerà una strategia fallimentare, però credo che anche fare questo video in cui un po' mi forzo a spingere avanti questi progetti sia un buon modo per cominciare. Mi piacerebbe sentire nei commenti la vostra opinione su canale in inglese, canale in italiano, insomma, sarà un tema di discussione interessante secondo me, ancora di più nei prossimi mesi, lo è stato per anni, però ecco, parlavamo con Giorgio del successo che sta avendo Enrico Tartarotti, di cui abbiamo parlato nell'ultimo Tablerone Podcast che abbiamo registrato ieri, almeno per me ieri, per voi qualche settimana fa, e effettivamente lui è un ragazzo italiano che ha fatto la scelta di creare video articoli, video essay come si direbbe in inglese, sul tema della tecnologia, e ha fatto benissimo ad andare a farlo in inglese, perché si apre tutto un altro mondo a livello di persone che ti possono sentire, scoprire, con cui puoi collaborare. Quindi è stata forse un'ulteriore conferma vedere che c'è un altro italiano che parla di temi più o meno legati ai temi di cui parlo io in maniera molto diversa, lui è molto più professionale di me, e che ha fatto la scelta di fare contenuti in inglese, una scelta che sta pagando. Quindi mi è sembrata anche una cosa carina da aggiungere all'interno di questo video. Se mi stai vedendo, Enrico, ciao. Io come al solito vi ringrazio per aver seguito questo video, specie perché è un video di aggiornamento. Done Smarter, rapido, e la newsletter. Non dovete iscrivervi a tutte e tre, sceglietene una, ok? Ok, vuoi la newsletter? Vuoi produttività? Vuoi contenuti per founder di startup? Scegli. Non ti chiedo tutte e tre perché sarebbe troppo, però una su tre. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!